ragazzi, bentornati finalmente sul mio canale. Primo video del 2014, infatti mi sono messo il maglione della nonna per festeggiare questo avvento. Un attimo che muovo la telecamera. Non doveva succedere, ma è venuta una cosa molto scenica. Ora ci metto una canzone sotto per farla diventare più figa. Ok, basta. E oggi torniamo su GTA. No, non si corre con RT, ma con A. Ok. Oggi, lo so, non gioco su sto gioco da troppo. Oggi faremo un po' di quello che facciamo di solito, cioè le cuffie spente, ecco perché sentivo troppo silenzio. Lui sente il silenzio, perfetta questa cosa. Allora, quello che vorrei fare oggi è fare un po' di sport estremi, sport ingenui, sport... Guarda quanto è qua sta macchina. Mi distruggo la moto da solo, perché sono più 4, però devo levare la musica. Credo, la levo. Mica mi ricordo, non mi ricordo mai se la levo o no. Vabbè, sti cazzi, la tengo. La tengo perché... Ok, quindi come avete visto, oggi andremo verso il blimp. Aspettate che però ho sbagliato tasto. Oh, mi capita di sbagliare, sto a risbagliare tasto ancora. Ok, con start si metteva la mappa. Il blimp, vediamo dove me l'hanno posizionato. Posizionated. Dov'è? Non c'è, ecco qua. Verso il blimp. Comunque, siamo arrivati ormai all'Atomic Blimp. Perché per chi non lo sapesse, è praticamente tipo il mezzo bonus che si utilizza, che c'è su GTA 5. Che è penso riscattabile solo da chi ha prenotato il gioco. Io mi sono reso conto che non l'avevo mai riscattato. Mai. Infatti mi sono chiesto, ma perché non ce l'ho? Perché non l'avevo mai riscattato? Comunque, la cosa figa di oggi, quella che faremo, è che lo faremo esplodere. Ma chi è che suona il clacson dentro un ippodromo? Vabbè, comunque come... Ho sbagliato. Ok. Allora, era così. Ok, vabbè, sì, cazzi. Paracadute ce l'ho? Sì, quindi... Ok, ci stiamo alzando, preferito aspettare la sera. Preferito aspettare che arrivasse la sera, il tramonto, per vedere meglio dove va. Allora, lì devi andare. Lì, verso la città. Credo che aspettare che arrivasse il buio, così si vede meglio l'esplosione. Comunque sì, vediamo fin dove posso arrivare. Nel senso d'altezza. Basta musichetta? Cioè, è necessaria? Vabbè. Comunque... E guardate com'è bella questa cittadina molto piccola. Ma la cosa che mi piace di più su GTA è volare. Non so perché, sempre è stato così. Ma pure da GTA vecchi. Pensate da ragazzino mi infogniamo con Microsoft Flight Simulator. Che pezzace, ragazzi, che pezzace. Mi scattavo e basta, però era una bella soddisfazione. Comunque, come vedete, ci stiamo alzando sempre di più. Devo grattare la testa. Ok, ci stiamo alzando sempre di più con il nostro mitico Atomic Blimp. Vediamo fin dove possiamo arrivare, fin dove possiamo... Vedo la curvatura terrestre. Vedo pure due sorella che fa scopa con il cinese. Ma questo è un dettaglio. Allora, io non vedo i palazzi pazzi dei ragazzi, però... Qua stiamo sulle ferrovie, là, sulle strade. Direi che... va più che bene. Allora, fermiamoci. Vediamo se riusciamo a alzarci un altro po'. No, questo è il massimo. Questo è il massimo. È completamente fermo. Ok, ci siamo. Ok, possiamo tentare il lancio. Vediamo di non sbagliare. 3, 2, 1. Via! Ciao, Pocahontas! Aspettate. Boom! Oddio, mi sta a cascare addosso, raga. Oh, bello. Ma non è esploso. Oddio, raga, sta a cadere. Non è esploso, non ha fatto l'esplosione. Le stelle della polizia.
Certo, mi sa che finché... Raga, quello fa un botto da Madonna. Non capisco perché non ho fatto le fiamme, però sti cazzi. Cascato lo stesso. Manco Superman. Cos'è? Un aereo? Una lumaca? Un faffo? Un fungo? No! Superman, per la tua bellezza. Ok, Perciò, allora, si apre... Apriamo all'ultimo, come i veri Bear Grylls. Bear Grylls sarebbe fiero di noi. Sarebbe fiero di noi, Bear Grylls. Bear Grylls, non ti deludo, Bear Grylls, ok? Ok, sei tutto per me, Bear Grylls. Cerchiamo di fare l'atterraggio epico. Oh merda, ho sbagliato. Mi sa che sul tetto del palazzo non ci arrivo. Attenzione, c'è molta tensione in questo momento. No, cazzo. Merda. Attenzione, forse ce la facciamo. Completamente casuale questa cosa, Sottolineiamolo. Completamente casuale. Completamente casuale. Oddio. Merda. Ho sbagliato. Siamo morti male. Fatemi capire. Voi pensavate veramente che quel coso lì mi potesse sconfiggere? Non sei esploso prima? Non sei esploso prima, non sei esploso. Non sei esploso prima. Non sei esploso prima. Ci sto, Ci sto che non esplodi subito, ma ci sto, tranquillo, ci sto. Non gli ha fatto un cazzo. Chi è che ronza? Guarda, guarda che infame, che mi controlla. Ma che volete atterrare? Ho occupato la pista. Oh. Oh. Non mi dica terra, A me sta girando, me sta pia per culo. Ma cosa sta facendo? Ma cosa fa? Ma è un po' impedito. Pia, lo te prego. Mamma mia, che precisione. Oddio, 3 stelle. Tocca fuggì. Tocca fuggì. Ma c'ho il paracadute? Sì, ok. Tocca fuggì. Tocca fuggì. No, non così però. Ciao belli! Parte il fugone, perché ogni video di GTA finisce con un fugone però? Ma che atterraggio era? Mori. Pezzo di merda, l'ho ownata. Ce l'ho tutti sotto. Ok, qualcuno è morto. Non è morto questo però. Porco due! Merda. Mi sa che sono morto, raga. L'ho preso, non so come, ma l'ho preso. Secondo me non riesco a fuggire. Guarda, saranno tutti qua, che idioti. Dov'è? Pialo, pialo. Merda. Fuck. Fuck. Dove? Mi sa che quello esplode. Male anche. Merda, raga. Merda. E qui si necessita... Dai, sbrigati però. Mo deve collegare pure i cavi. Che deve fare? Qui si necessita immediatamente della fuga tattica. Quello che sta correndo. Merda, sono morto. No, fatemi fare prima il salto della fede. Il salto della fede. Non mi avrete, piuttosto mi suicido. Sono morto male. Comunque, raga, come ho detto, i nostri tentativi sono clamorosamente falliti. Dio mio, guarda che parcheggio. Tiè, perfetto. Mo tu scendi, vai dal cinese, dici Big Dan. Sì. No, come se me la va? Perché scappa? No, dai. Stai fermo un po'. Che ve guardate? Che vuole? Che è? Che è? Che è? Che vuoi? Porco di vita, certe pezze. Vabbè, raga. Comunque, scusate. E il video per oggi è finito. Consigliatemi delle cose da fare. Lui si è bloccato. Consigliatemi delle cose da fare durante, cioè mentre giochiamo a GTA, perché offrendo un po' le idee su cosa si potrebbe fare, no? Quindi oggi abbiamo fatto un po' di paracadutismo esplosivo. Abbiamo cercato di far saltare in aria qualcuno e qualcosa. E direi di lanciare una granata random verso quei signori. Marlene! Esatto. Oddio, ma non l'avevo notato, raga. Cioè, ma ditemelo subito, no? Ditemelo subito che c'è un benzinaio. Perché non è esploso tutto? Deve esplodere tutto. Sono un vandalo. Perfetto. Comunque, come ho detto, ditemi, datemi dei consigli su cosa fare su GTA.
Così almeno nei prossimi video li struttureremo sulle vostre idee geniali e geniabili. Per il resto, io vi saluto. Vediamo se una stelletta da polizia riusciremo a scappare. Secondo me sì, dai. Vabbè, comunque. Già sono scappato. Ancora non sono salito in macchina. Già sono scappato. Lui scappa mentre ruba le macchine. E no, le musichette swag no, però. Ok. Allora, vediamo se riusciamo a fuggire. Spero di sì, anche se c'abbiamo la carretta delle carrette. Non tornare, ti prego. Non mi avete visto, non mi avete visto. Bravi, non mi avete visto. Comunque, come ho detto, il video per oggi è finito. Per oggi il video è finito. E ci nascondiamo un attimo qui. Noi sentiamo la prossima. Lasciate nei commenti scritto cosa vorreste vedere nei prossimi episodi di GTA. Arriverà anche GTA Online. Vediamo se riusciamo a raggiungere 10.000 like come sempre su questo meraviglioso gioco che sempre ci accompagna nelle nostre giornate quotidiane. Siamo scappati, quindi oggi abbiamo fatto un po' di paracadutismo explosives. Noi sentiamo la prossima. Lasciate scritto commento. Iscrivetevi se non avete fatto. Bella.